Questo è un video tutorial in cui vi faccio vedere un po' come ho realizzato questo look su questi toni un po' così vivaci. È un trucco colorato così come sto oggi perché finalmente sto facendo il primo video dopo tanto tempo e veramente ragazze, ho da raccontarvi un sacco di cose, però non ve le racconto in questo video in quanto uscirà altrimenti un video di 50 minuti, sinceramente non mi va, quindi per le news e tutte le cose, presto farò un altro video, se ce la faccio lo faccio anche dopo di questo. Spero. Comunque, ritornando a perché ho fatto questo video, è un non perché, è un look un po' vivace, quindi sui toni del blu, del giallo, verde, fucsia, bianco, nero, insomma un bel po' di colori, giusto per tenerci vivaci visto che è estate. Nulla ragazze, io ci sto uscendo tranquillamente con questo look perché, come sapete, a me piace tantissimo il trucco colorato, quindi mi sento a mio agio con questo tipo di look. Se non si fanno in estate questi trucchi, quando li vogliamo fare? Io spero tanto che vi piaccia, non vi faccio perdere altro tempo, vi mando subito al tutorial. Un grosso bacio e se vi va lasciatemi un commentino qui sotto, mi farebbe tanto 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 piacere come sempre. Un bacione per qualsiasi cosa, contattatemi, io sono a vostra disposizione. Ciao! Applico come base il primer della Zoeva, questo qui, su tutta la palpebra superiore. Inferiore. Fatto questo vado a prendere un pennellino così, poi vado a prendere questo ombretto viola della Kiko, che sarebbe questo qui ed è il numero 05 Royal Blue. E lo vado a mettere nella prima parte dell'occhio, sulla palpebra mobile. Adesso vado a prendere sempre di Kiko il numero, questo giallo innanzitutto, ed è il numero 09. Sempre con lo stesso pennello, però lo giro dalla parte pulita. E lo metto tra il blu, quindi leggermente sul blu, e qui dove sta la palpebra pulita, un pezzettino poi vado a così. prendere sempre di Kiko questo verde bellissimo che è il numero 65. Lo metto qui a fianco al giallo. Prendo sempre un altro ombretto della Kiko, che sarebbe questa specie di fucsia, più o meno, un po' meno fluo, e questo è il numero 49. E lo metto con questo pennello penna all'angolino, qui, così. Ora cosa vado a fare? Vado a prendere un pennellino angolato, così. Vado a prendere questo bianco di Kiko, che è il numero 01, e lo metto
In questa parte qui. Così. Sopra il blu. Vedete? Dove sta quel bianco? Dove si vede questa striscia Fatto bianca? questo, prendo questo pennello sempre angolato, però dalle setole un po' cicciotte, e prendo un ombretto nero opaco della Kiko, e questo è il numero 84, ed è un nero strabellissimo, veramente super pigmentato, Lo metto qui solo nella piega. Sfumandolo leggermente verso l'alto e portandolo leggermente in giù la sfumatura. Però soprattutto nella piega lo mettiamo così, in questo modo, e portiamo verso l'alto. Poi prendo un pennello da sfumatura, così bello cicciottello, e sfumiamo il nero, sempre portandolo verso l'arcata sopraccigliare. Se magari questo nero sta andando come me un po' sugli altri colori, niente preoccupazione perché poi andiamo a ripassare tutto con i colori di Prendo un prima. pennellino così, prendo il bianco di Kiko, quello di prima, e lo metto sotto l'arcata. Prendo sempre il pennello penna, prendo il fucsia e questa volta lo metto qui. Lo congiungo con il nero. Fatto questo, ripasso i colori della palpebra mobile, quindi il blu, il Vado a giallo e prendere il un pennellino verde. piccolino, come questo qui, e vado a riprendere nella parte inferiore dell'occhio i colori che ho messo al di sopra. Quindi partiamo dal bianco, lo vado a mettere qui. Poi prendo il giallo e lo metto accanto. Così. Poi prendo un po' di fucsia, metto a fianco. E infine un po' di blu. Ok, adesso passiamo all'applicazione dell'eyeliner. Io andrò ad utilizzare questo eyeliner in gel della Fraulein, questo qui, e traccerò una linea sottile quanto quella di quest'occhio sinistro. Che se andiamo a fare una riga doppia, alla fine nascondiamo tutti i colori messi sull'occhio, quindi nascondiamo la particolarità del trucco. Quindi cerchiamo di fare una linea abbastanza sottile, almeno quanto questa qui. Ecco qui. È uscita leggermente più doppia. Ho calcato un po' con la mano. Voi cercate di non farlo. Ok, fatto anche questo, vado a riempire le mie sopracciglia con il kit della Elf, la colorazione Dark.
Fatto anche questo passaggio, metto il mascara della pupa, il Diva Lashes, che non penso che sia, eccolo qui, Diva Lashes della pupa. Lo applico sia sulle sopracciglia, sì, vabbè, sopracciglia, sia sulle ciglia superiori che inferiori. Adesso non mi rimane che applicare la mia matita preferita, che finalmente l'ho trovata, ed è la Black Mania della Essence. Ha un pigmento fantastico questa matita, mi piace assai. E la metto nella rima interna dell'occhio. Ecco qui, ragazze. Per quanto riguarda la parte degli occhi, è terminata. Adesso occupiamoci del resto del viso. Allora, come gloss andrò ad utilizzare questo lucida labbra della Your Time. Il numero non è, vabbè, è questo colore qui ed è della Your Time, è davvero fantastico come colore. Lo applico così, senza contornare le labbra. Fatto. Come avrete potuto notare, non ho contornato le labbra perché essendo, cioè qui c'è scritto lucida labbra, però a me tutto sembra tranne che un lucida labbra. Mi sembra più che altro una tinta per labbra, perché poi dopo va ad assorbire un po', va ad asciugarsi un po' il colore, quindi mi piace molto questo lucida labbra, se così si può definire, perché non c'è bisogno di applicare una matita contorno labbra, magari non solo per definire le labbra, ma anche per ingrandirle un po', rimpolparle un po', cosa che c'è bisogno a me. Niente, adesso andiamo ad applicare, a fare un po' di contouring. Come Generale. contouring vado ad utilizzare questa Face Contour Kit della Sleek, che è una terra e un illuminante. Incominciamo dalla terra. Lo metto ai lati per incavare un po' il viso che ho bello largo. Metto anche un po' di illuminante sotto gli zigomi, scusate, sul piccolo zigomatico. Anche un po'. Ok, Zoom. come blush non sto applicando nulla. Voglio andare solo con la terra per questo Bene, trucco. ragazze, Il look è finito. Qui questa lucidità, dal vivo non ce l'ho. Mi sa che è la luce che ho bella sparaflashata in faccia. Faccio rivedere un attimo. Non ci fate caso al baffetto. Lo devo fare sinceramente. Quindi non vi impressionate. Niente ragazze, io spero che questo look vi sia piaciuto, vi mando un grosso, grosso, grosso e grande bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!